Hello everyone, come va? Spero tutto bene ed oggi sono qui a parlarvi di un nuovo videogame. Ed il titolo in questione è Hidden Through Time 2 Myths and Magic. Il prodotto in questione è disponibile sulla versione PC dal 5 ottobre del 2023. La versione console è già stata pubblicata in un tempo estremamente molto più recente. In particolare, infatti, verrà pubblicato il 25 gennaio 2024 su console. Il prodotto in questione è seguito dell'omonimo videogioco che già potete trovare all'interno dell'industria videoludica e si tratta sostanzialmente di un gioco di ricerca oggetti. Sviluppato e pubblicato da Rogueside, il titolo in questione è estremamente semplice. Presenta una modalità storia, che diciamo essere la modalità di gioco principale, e poi una modalità, due modalità secondarie, ovvero il gioco online e l'editor delle mappe. L'editor delle mappe è un po' conseguenza e comunque sia totalmente collegato al tema del gioco online. Cerchiamo prima di capire come funziona meccanicamente il gioco. Il gioco si gioca con mouse e tastiera, potete anche giocarlo con il joystick di un controller, ovviamente questo sarà il caso delle versioni per console personalmente evitate. Questo è proprio il classico gioco dove si va di mouse. Questo perché voi avete una mappa che può essere di dimensioni più o meno differenti e all'interno di essa voi dovete trovare degli oggetti. Gli oggetti li trovate sempre indicati fo nel fondo dello schermo, quindi avete la vostra immagine, quindi avete la mappa e avete degli oggetti. A questi oggetti viene data una descrizione che tendenzialmente ha come obiettivo quello di facilitare la comprensione della posizione dell'oggetto stesso. Il vostro obiettivo, banalmente, è quello di interagire con la mappa, visitarla un po' per trovare questi oggetti. Gli oggetti sono di varie dimensioni, possono essere grandi, possono essere piccoli, tendenzialmente saranno piccoli, ma più che altro perché? Perché voi vi ritroverete con un'ambientazione, con una mappa molto ampia di dettagli, quindi tante macchine, tanti alberi, tanti personaggi, e voi dovete vedere nella mappa il posizionamento di tutto per trovare gli oggetti che vi servono. Trovare questi oggetti non sarà facile, anche perché gli oggetti non stanno nella stessa mappa. Mi spiego peggio. Quando voi avete la vostra mappa, e questa è una caratteristica nuova del seguito rispetto al capitolo precedente, voi avrete la possibilità di cambiare il tempo. Infatti, per questo che si chiama Hidden Through Time. L'elemento del tempo in questo specifico videogioco viene rappresentato da questo discorso che viene trattato come l'invertire la realtà. Ovvero voi avete la stessa mappa dove potete decidere determinati momenti del giorno. Quindi avrete per esempio una mappa che ha il giorno, cioè proprio il giorno, la notte, la pioggia, la neve. In base a quale selezionate, degli elementi cambieranno. Quindi per esempio, che ne so, faccio un esempio, una mappa che è ambientata in un cimitero. Di giorno è tutto tranquillo, ci sono pochi personaggi, di notte ci sono gli spiriti che girano per la città e ci sono gli scheletri che ballano. Sto facendo un esempio. Cosa significa questo? Di base non cambia niente. Sappiate che alcuni oggetti si potranno trovare in uno di questi tempi precisi. In alcuni casi questo è invariante, non varia niente. Potete trovare l'elemento di vostro interesse indipendentemente dal fatto che sia giorno, notte, neve, pioggia e così via. Altre volte questo oggetto si trova in un momento specifico. Se pensate che questa cosa sia difficile, è difficile, aumenta la longevità all'interno della stessa mappa. Sappiate, per fortuna, che in basso, quando vedete gli oggetti, voi potete vedere dove si trovano, inteso, sapete il tempo in cui si trovano. Quindi, se un oggetto è presente solo nella neve, voi sapete che si trova soltanto lì. Questo vi semplificherà tantissimo la vita e farete poco. Riuscirete a gestire il tutto molto più velocemente rispetto a quanto potreste immaginare. Il titolo appunto si basa su questo contesto. La modalità storia si struttura su diverse mappe in quattro narrazioni differenti, in quattro macro narrazioni, che
che una di queste, per esempio, che è quella che vedete all'inizio del video, è quella degli anni 80. Una volta che voi avete fatto queste sessioni, voi potete continuare il gioco. Come? Voi potete giocare continuamente usando la modalità dell'architetto. L'architetto, banalmente, è l'editor delle mappe. È una cosa che secondo me funziona molto bene se voi avete tanto tempo a disposizione per fare le mappe. Potete fare davvero dei lavori molto molto dettagliati, veramente veramente dettagliati, ricchi di cose. E poi soprattutto potete anche dare molta enfasi ulteriore. Questo perché se per esempio fate delle case, voi potete modificare i piani della casa, quindi potete decidere che all'interno di ogni piano ci sia un determinato oggetto. Oppure per esempio quando ci sono gli abitanti, voi potete decidere nel dettaglio la carnagione, l'outfit, il colore dell'outfit, cose di questo tipo. Questo è un gioco, da questo punto di vista, diventa molto simile a un diorama. Se vi piace fare il diorama o fare cose di questo tipo, secondo me questo titolo, genuinamente parlando, fa al caso vostro. Ovviamente, quando voi fate la modalità di architetto, quindi fate l'editor delle mappe, le mappe le potete condividere online. Così come voi le condividete online, voi potete anche giocare le mappe degli altri giocatori. Già adesso, ovviamente, il gioco è uscito a ottobre, questo video è stato realizzato a gennaio 2024, quindi ci sono circa 4 mesi in cui la community ha pubblicato dei contenuti e alcuni di questi secondo me sono molto molto validi e molto molto piacevoli. Ve lo dico, non ho giocato alla versione console, però io punterei alla versione PC, anche proprio per il fatto che questo vi permette di avere un certo tipo di precisione nell'azione. Di base è questo, proprio estremamente semplice come gioco. Quindi avete degli oggetti da trovare in una mappa e dovete trovare questi oggetti. Molto semplice. È parte della semplicità il suo fascino e soprattutto vuole anche essere il design dell'ambiente. Quindi il fatto che ci siano tanti oggetti, la possibilità di interagire con tante cose, elementi di questo tipo sicuramente catturano l'attenzione. Tendenzialmente sarebbe una buona idea che voi siate attirati dal genere. Hidden Truck Time 2, potete tranquillamente giocarlo sia senza aver giocato il primo, non è per nulla obbligatorio, ma anche se semplicemente volete provarlo. Sappiate che magari se non vi piace il genere potrebbe non catturare la vostra attenzione. Se posso darvi un consiglio, sappiate che questo titolo costa 12,49 euro. Una buona idea potrebbe essere quella, avete presente tipo la settimana del cruciverbo, adesso ho un vuoto su come si chiama. Quando voi provate, per esempio, ecco la settimana enigmistica, se voi prendete la settimana enigmistica, che costa poco, lì trovate tendenzialmente degli esercizi, chiamiamoli così, delle attività, che si basano su questa logica del trovare il dettaglio, trovare le differenze, cose di questo tipo. Secondo me, se vi piacciono quei giochi lì, può piacervi anche questo. Ovviamente sappiate che nella settimana enigmistica avete una pagina, qua avete una mappa più grande, quindi dovete muovervi nella mappa, vedere tutto, magari interagire con gli elementi perché magari un oggetto è nascosto e così via. Però diciamo che se vi piace il genere ci sta. Se volete provarlo perché siete curiosi, forse farei un passaggio indietro, perché forse 12,49 euro per provarlo non mi sembra una grande mossa, nonostante trovo che il prezzo sia coerente con quanto proposto. Quali sono gli elementi negativi? Ha diversi elementi negativi secondo me. Il primo è il più banale. Se avete giocato il primo, non avete nessun motivo vero per giocare il secondo. Perché nella pratica le novità che ci sono più legate sull'editor delle mappe, perché la meccanica del giorno-notte, la meccanica insomma del meteo, il fatto che potete fare giorno-notte, pioggia, neve e così via, è interessante sì, perché è la stessa mappa che tu la vedi in modi diversi. Però dal punto di vista poi pratico, questa cosa non è particolarmente cattivante secondo me. Aumenta la longevità di gioco, ma proprio genuinamente non trovo che questo elemento sia, non sia, cioè, io non credo che questo elemento sia abbastanza per incentivare una persona all'acquisto.
Il problema è che chi ha giocato il primo, secondo me, sente molto il fatto che sia molto simile al seguito. Cioè, il primo e il secondo sono molto simili. E il fatto che anche il primo presenta l'editor delle mappe e il gioco online, quindi il fatto di giocare le mappe online, teoricamente potreste anche prendervi il primo e giocare solo quello. Potete farlo, ovvio. Secondo me il seguito funziona se vi piace fare editor. Cioè, genuinamente, se vi piace fare editor di mappe è il top. Altrimenti io proprio faccio un po' fatica a consigliarvelo, purtroppo, per quanto sia bello. E secondo me qua è il punto. Il punto è che Hidden Truth Time 2 Myths and Magic, per quanto sia bello, perché è bello, visivamente bello tutto quanto, è un titolo che secondo me fa un po' fatica nel lungo periodo di tempo, ma più che altro fa fatica se voi avete già giocato il primo. Inoltre, molte volte gli oggetti quando vengono messi sono, per esempio, sono oggetti piccoli nascosti in altri posti grandi, quindi fate veramente molta fatica a vederli, che è ovvio, è una cosa voluta, siamo tutti d'accordo. Siamo anche d'accordo col fatto che nel momento in cui si fa l'interazione col mouse, quando il mouse non viene preso perfettamente, può diventare un disagio, non diventa frustrante, però può diventare un disagio. Questo titolo qua è tranquillamente completabile da tutti con tempismi differenti. Teoricamente potete finirlo in un'ora, potete finirlo in una giornata, potete finirlo in un mese, in un anno. Molto dipende da quanto siete bravi a trovare gli oggetti per tempo. Cioè, proprio detta molto, molto in volgare. Più siete veloci a trovare gli oggetti, prima finite il titolo. Sappiate che è un titolo che se voi avete giocato il primo io faccio fatica a consigliarvelo, non perché sia brutto, ma perché trovo che le novità che sono state implementate possono non risultare abbastanza per chi ha giocato il primo per acquistare il seguito. Secondo me chi acquisterà questo titolo e lo sfrutterà appieno è gente che gioca con l'editor di mappe. Se vi piace fare editor di mappe, volete fare il diorama, volete fare queste cose, lì sì che vale la pena acquistare il seguito. Lì sì, vale la pena, altrimenti io genuinamente faccio fatica a consigliarlo. Anche perché comunque sia costa 12,49 euro, che non è tanto. Però no, cioè, non è tanto, ma secondo me non è neanche poco rispetto a quello che propone. Questi sono i miei pensieri circa appunto Hidden Truth Time 2 Myths and Magic. Tale titolo lo potete già trovare nel mercato computer, quindi tramite PC Steam. La versione per console, quindi Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, uscirà il 25 gennaio 2024. Personalmente io consiglio la versione PC, proprio per motivo di comodità di gioco. Poi ovviamente ciascuno decide in base alle proprie disponibilità. Io sono Cibislacco di Gamescore.it, e Gamescore.it è un sito che tratta news, recensioni di videogiochi, giochi a tavola, del periferico, trattiamo veramente un sacco di cose. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un mi piace e di condividerlo sui tuoi canali social preferiti. Noi due ci vediamo alla prossima occasione. Stammi bene. Ciao ciao. Ciao.